Intanto però vediamo insieme un servizio realizzato dal collega Rino Cascio che ci fa un po' il punto della situazione, parla anche del dramma delle famiglie. Vediamo insieme. Gli ultimi dati ufficiali presentati dall'INAIL a dicembre si fermano al 2012 e raccontano di una Sicilia dove i morti sul lavoro in un anno diminuiscono del 25%, ma il database dell'AMIL, l'Associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro, è aggiornato quotidianamente e racconta una realtà diversa dove i morti sul lavoro nei primi 5 mesi di quest'anno sono aumentati di un'unità rispetto allo stesso periodo del 2013 e comunque, spiegano all'associazione che ha più di 30.000 tesserati, i dati, anche quelli ufficiali, vanno letti in altro modo. Ci sono circa 200.000 infortuni sul lavoro in meno in Italia, ma però dovuta a che cosa? Dovuta sicuramente anche alla mancanza di lavoro. Quante migliaia e migliaia di persone perdono il lavoro? E a ogni incidente essere sconvolta è la vita di un'intera famiglia. Quando mi è arrivata la notizia, a me è cascato il mondo addosso perché avevo anche due bambini piccolissimi, una di 5 e una di 2. Quindi potete capire benissimo, mi sono ritrovata di punto in bianco a dire quale sarà la mia vita, come sarà. Sono in aumento le malattie professionali, più del 30% rispetto a 5 anni fa, ma soprattutto i gravi infortuni sul lavoro. Quello che manca invece è di essere più sicurezza nei cantieri, che se c'era la legge 626 io non sarei in queste condizioni in questo momento qua. Ma un invalido, spiega l'AMIL, non va espulso dal mondo del lavoro. Con l'INAIL nasce così un progetto per reinserirlo. Coloro che a 40 anni si fa male, non c'ha più il posto di lavoro quello che poteva fare, formarlo per un altro posto di lavoro, formarlo per andare a mandarlo a lavorare.